Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata della Caplè del mercoledì. Oggi parleremo in modo particolare di Cina con due ospiti molto graditi, Giovanni Cagnoli, presidente di Carisma SPA, un holding che detiene 14 aziende, oltre 300 milioni di fatturato e 1500 dipendenti. Presidente Cagnoli, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. È un volto noto per la Fondazione Einaudi, per i nostri abituali telespettatori, che è l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, già ministro degli esteri, ma qui come componente dell'advisory board della Fondazione Einaudi. Grazie ambasciatore per essere qui. Grazie dottor Naco, grazie per questa iniziativa, ringrazio sempre il Presidente Benedetto anche di questo. Ambasciatore, comincerei con lei commentando immediatamente una notizia che è proprio di questa mattina, perché Wong, uno principale forse attivista pro-democrazia di Hong Kong, è stato condannato a 13,5 mesi di carcere per aver guidato nel 2019 una manifestazione illegale. Sono stati condannati anche due altri attivisti. Lei si è molto occupato di questo, vuol darci un suo commento? Conosco bene Joshua Wong, anche se non è mai riuscito a venire a Roma. L'abbiamo invitato diverse organizzazioni che sono state vicine, fra cui la Fondazione Einaudi, ma anche altre importanti fondazioni di studio e di approfondimento sulla Cina in questi ultimi paio d'anni, anno e mezzo, ma soprattutto da quando è stata varata quella legge sulla sicurezza che si estende a Hong Kong e che di fatto comporta un'espansione totale della capacità di esprimere iniziative di polizia, di sicurezza, le cosiddette antiterrorismo, fra virgolette, a Hong Kong da parte delle autorità cinesi, tutto per sopprimere completamente il movimento della democrazia, dei democratici e di coloro che hanno sostenuto Hong Kong disperatamente, ancora sostengono che Hong Kong è regolata da uno status speciale, oggetto di un accordo internazionale ratificato anche dalle Nazioni Unite, che concede il sistema di una Cina due sistemi, di un paese due sistemi, che obbliga la Cina a riconoscere lo Stato di diritto, la libertà di informazione, la libertà democratica e le libere elezioni a Hong Kong. Tutto questo è stato spazzato via e si vedeva arrivare, l'abbiamo già visto nei fatti, a totale eliminazione di qualsiasi espressione politica, eliminazione di capacità di manifestare, deportazione di residenti a Hong Kong, anche in acque extraterritoriali, presi e portati nell'entroterra cinese. Si vedeva arrivare questa cosa su Joshua Wong. Da grande leader, ricordiamoci quello che hanno vissuto i dissidenti sovietici negli anni 70 e poi ancora i dissidenti in tanti paesi del mondo. Da grande leader e uomo di altissimi valori di libertà e di democrazia, Joshua, tengo a precisare, ha poco più di 24-25 anni, quindi ha maturato un'esperienza politica e una forza anche di convinzione nelle sue posizioni politiche incredibile per una persona così giovane. Ecco, ha sempre detto: io non mi muovo da Hong Kong, sto benissimo, sono stato incarcerato altre volte, so benissimo cosa vado incontro, resto qui con i miei compagni, continuerò questa battaglia. È stato messo in isolamento, in una cella di isolamento, dalla quale è riuscito a far uscire tre giorni fa una lettera pubblicata su tutta la stampa che ha detto: io ero preparato a qualsiasi durezza del carcere, ma non immaginavo mai cosa potesse accadere nel finire in una cella di isolamento dei servizi di sicurezza cinesi. Ed ha affrontato a testa alta questo giudizio. Rischiava sino a 3 anni di carcere, gliene è andati poco meno della metà, così come è andato poco meno di un anno ai due suoi compagni, fra l'altro la ragazza che è una delle leader, anche lei Agnes, è rimasta, stava anche male, fra l'altro, era fortemente toccata fisicamente anche da questa incarcerazione. Quindi adesso la notizia
di questa condanna. Come, perché è importante che tutte le persone di buon senso, anche perché questa è una battaglia che riguarda le nostre società, i nostri paesi, perché è importante essere vicini a questi eroi dei diritti umani e della libertà. È importante perché sul piano personale, ma anche sul piano della politica generale, dei rapporti fra gli diversi stati nella comunità internazionale. Mi scuso col Presidente di prendere troppo tempo, però lei ha citato Joshua Wong. Lui ha parlato ancora una decina di giorni fa via internet a una riunione di parlamentari, senatori riuniti alla Sala Nassiriya pochi giorni fa, come dico, per ascoltarlo. Ci ha raccontato tutto quello che avrebbe, tutte le cose alle quali sarebbe andato incontro. Ha parlato apertamente, sapendo ovviamente che la sua conversazione veniva registrata anche dai giudici che l'avrebbero giudicato, ed era la seconda volta che questo avveniva. Devo dire che, ecco, c'è un'enorme corrente di simpatia, di stima e di ammirazione per questo personaggio così giovane, ma che possiamo paragonare appunto ai grandi che hanno fatto cambiare la storia in Europa, e purtroppo non so se sarà così rapido il cambiamento in Asia, ma la storia in Europa possiamo ricordare Václav Havel, Sharansky e tante persone di questo calibro, lui è uno di questi. Ambasciatore, chiedendo ancora un attimo di pazienza prima di iniziare la nostra conversazione a tre, il nostro ospite, il governo cinese ha definito un separatista alla stregua del Dalai Lama e ha chiesto per esempio all'Italia di non interferire con gli affari interni cinesi, una posizione che il nostro ministro degli esteri ha in qualche modo anche accettato. Lei cosa pensa di questo? È un errore gravissimo. Prima cosa, i diritti umani non sono affari interni, non lo sono più potremmo dire, dalla Seconda Guerra Mondiale, ma giuridicamente nei trattati che la Cina anche ha firmato in ambito ONU, i diritti umani possono essere sostenuti e difesi anche sul piano giurisdizionale da una serie di giurisdizioni ad hoc che si occupano di diritti umani. Se uno massacra il proprio popolo, non è un fatto interno. Se uno reprime, fa torture, la Convenzione contro la tortura, ne dico una, ma la Convenzione sui diritti dell'infanzia, dei minori, ne dico un'altra. Non sono diritti, non è lo Stato assoluto che può fare qualsiasi oscenità al suo interno. Ne risponde, ne deve rispondere alla comunità internazionale e direttamente agli individui che tratta in questo modo, con violazioni anche massicce dei diritti umani. La risposta del governo italiano è pericolosa per l'Italia, pericolosa perché dà prova di una debolezza e di un disallineamento dall'Unione Europea e dal mondo occidentale, che poi ci fa trattare come, non voglio usare espressioni poco eleganti, ma come dei sudditi pregevoli. Guardiamo col coronavirus. Adesso il coronavirus viene dichiarato dal portavoce del Ministero degli Esteri cinese originato in Italia. O in Italia o in altri paesi, l'America, che è considerata dalla Cina, da questo governo cinese, da Xi Jinping, che è considerato un antagonista e anzi un nemico, o in India, guarda caso, insieme all'Italia, fanno sospettare, le dichiarazioni del portavoce cinese fa sospettare che siano, se non in Italia, in India o negli Stati Uniti o in Bangladesh, tutti i paesi con i quali... Ecco, disinformazione. Questa notte la trasmissione di Mario Giordano hanno chiesto al vice ministro degli esteri Di Stefano perché il governo italiano non reagisce a questa accusa di essere l'untore del coronavirus. Sa cos'è stata la risposta dell'onorevole Di Stefano? Ma tanto il governo cinese lo direbbe lo stesso. Ecco, di fronte a questa mollezza, noi apriamo dei problemi grossi. Cioè noi sappiamo, e qui abbiamo un importantissimo imprenditore con noi, apriamo il problema che qualsiasi cosa, qualsiasi
difficoltà, qualsiasi furto di proprietà intellettuale, problema di recupero crediti, difficoltà per le nostre aziende operanti in Cina, in qualsiasi momento della loro vita e del loro lavoro, i nostri dirigenti, i nostri esperti, qualsiasi cosa di brutto accada loro in Cina, saremo trattati come dei sudditi. Grazie, ambasciatore. Presidente Cagnoli, passiamo a lei, ringraziandola per essere stato con noi anche in questa fase introduttiva. Poi abbiamo trattato però una notizia importante e di attualità. Presidente, lei con una provocazione ha detto che la Cina è di gran lunga il paese economicamente più liberale del mondo. Poche regole e possibilità enormi di crescere, in un quadro però di libertà personali totalmente illiberali. Lei ha detto, li definire in sintesi dittatori liberisti. Ci vuole spiegare meglio questa sua idea, questa sua provocazione anche. Ma innanzitutto io volevo, che la tua introduzione non sia per nulla non importante, è fondamentale, e io mi permetto di fare un confronto tra il nostro ministro degli esteri e il suo viceministro e un passato ministro, e uno non vale uno, nel senso che qui c'è la differenza tra un incompetente pagliaccio e una persona che vive il mondo e lo sa leggere e sa capire cosa vuol dire poi avere questo tipo di relazioni con la Cina, che sono assolutamente d'accordo, le sfrutterà pesantemente a suo vantaggio contro di noi. Quindi l'introduzione non è per nulla irrilevante, anzi secondo me è fondamentale. Ma io è una provocazione un po' intellettuale, nel senso che da liberale convinto trovo che la Cina sia un esempio incredibile e di contraddizione, perché la libertà economica in Cina è sostanzialmente elevatissima. Nella misura in cui si può fare impresa calpestando anche molti diritti umani, non parliamo di welfare, non parliamo di condizioni di lavoro, tutte cose che in Cina, chi è stato in Cina, ha visitato le fabbriche cinesi, sa che sono assolutamente non paragonabili all'Occidente. Poi la giustificazione è il loro, diciamo, ritardo di ricchezza, ma la realtà è che i diritti delle persone, del lavoro, sono veramente inesistenti. Quindi la libertà economica è addirittura deteriore dal mio punto di vista, nel senso che è eccessiva. Per contro, la libertà individuale, come dimostrato dal Covid e anche dalla repressione brutale a Hong Kong, è zero, nel senso che in Cina c'è un controllo sociale assolutamente prodigioso. La tecnologia ha consentito allo Stato di applicare questo controllo sociale in modo molto efficace. E quindi c'è questa contraddizione assoluta, in cui è assolutamente una dittatura molto rigida, con una libertà economica estremizzata, che ha provocato una capacità di crescita veramente straordinaria, questo a loro merito, e in questa contraddizione continueranno, nel senso che non vedo grandi cambiamenti nella loro necessità di avere controllo sociale e sulle persone, e penso anche che avranno successo nel continuare una crescita economica estremamente vivace. Ma c'è voi, vuole commentare? No, ringrazio veramente il Presidente per le generose parole, ma che ricambio, perché una grande stima, non soltanto per grande successo delle sue attività economiche, ma anche per quell'accenno che ha fatto all'appartenenza a un mondo di pensiero liberale e di pensiero politico rispettoso delle libertà individuali, dei diritti umani, delle condizioni del lavoro. Ecco, le condizioni del lavoro. Anch'io sono convinto che difficilissimo che cambi, è inimmaginabile. Sicuramente nel breve medio periodo, ma anche nel lungo periodo, io credo che siano state spazzate via le illusioni, le troppe illusioni che c'eravamo tutti fatti, e anche le molte speranze, quando nel 99, alla fine della presidenza Clinton, si decise tutti quanti con grande entusiasmo l'ammissione al WTO, all'Organizzazione Mondiale del Commercio.
perché la teoria è una teoria, è una valutazione ed è una fede anche che noi appartenenti a paesi a democrazia liberale, sia pure imperfetta, a mercati di origine liberale, ma con le loro difficoltà, abusi, scandali, sappiamo perfettamente quello che abbiamo vissuto anche nel 2008-2009, a causa di quali fenomeni, ma eravamo convinti che l'apertura al mondo economico globale costituisse per la Cina un'attrazione irresistibile a trasformarsi politicamente. Addirittura si parlava di una costituzione, di una nuova costituzione cinese, fino a quando è arrivato Xi Jinping e ha fatto tramontare tutto questo percorso del cosiddetto costituzionale all'interno della Cina. E cos'è successo? Il vento anche tra gli imprenditori, e qui mi interesserebbe molto sapere anche il parere diretto del nostro ospite. Io ho girato molto, girato sul web da parecchi mesi, ma prima del coronavirus anche fisicamente, in alcune capitali europee, e soprattutto a Berlino. La Germania è il paese che è più in difficoltà nel cambiare traiettoria politica nei rapporti con la Cina. Si è stradetto tante volte, la Volkswagen, le automobili tedesche hanno quasi la metà, sicuramente un terzo almeno del loro mercato in Cina. Gli interessi economici sono giganteschi. Ebbene, io da un anno e mezzo, nei rapporti che ho, non dico quotidianamente, ma almeno una volta alla settimana, una volta in 10 giorni, ho dei contatti e colloqui con persone che conoscono molto bene la Cina in Germania, si occupano per esempio molto di cyber, di tecnologie nelle comunicazioni. Ecco, il vento è cambiato a Berlino, è cambiato in modo molto significativo. C'è stato un famoso rapporto della Confindustria tedesca già un anno e mezzo fa che indicava come si dovesse smettere di continuare a precipitarsi su quel mercato senza nessuna reciprocità, senza nessun controllo della tutela, senza nessuna tutela sulla proprietà e gestione dei dati, senza alcuna capacità di ottenere che le tecnologie non venissero semplicemente spazzate via dal primo partenariato così, con clausole capestro, con interlocutori cinesi dietro i quali c'è sempre lo Stato, aziende private o pubbliche, alla fine è sempre lo Stato che sta dietro. Ecco, il vento quindi nel principale paese, nella principale economia europea è cambiato. Non è cambiato in Italia, purtroppo, non è cambiato come atteggiamento del governo italiano. Vediamo il controllo sugli investimenti esteri, no? Il controllo, la golden share, il golden power. Il regolamento che è stato adottato a livello europeo con l'astensione dell'Italia e tutti gli altri paesi invece molto interessati ad avere qualcosa di più stretto, più serio come capacità di controllo. E noi anche quello che abbiamo passato, che abbiamo varato sul piano nazionale, il DPCM e anche le ultime fasi della decretazione nazionale, c'è stato un interessantissimo articolo di Ferruccio De Bortoli su Corriere della Sera a inizio novembre, in cui parla di circa 300 notifiche fatte a Palazzo Chigi, agli organi di Palazzo Chigi, da società che vogliono investire in tecnologie strategiche, in aziende strategiche. Ecco, dice De Bortoli, di queste 300 notifiche soltanto una decina hanno avuto una qualche forma di riscontro e comunque niente di nessun riscontro serio come richiesta di spiegazioni, di modifica, eccetera. Cioè praticamente qualsiasi notifica viene presa come una lettera alla posta, messa in un cassetto e tutto va bene. Questo è il contrario di quello che avviene negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti comincia ad avvenire anche nei principali partners europei. Negli Stati Uniti esiste un comitato sul controllo degli investimenti esteri dove sono magna pars i 16 organismi di intelligence, le amministrazioni competenti e una capacità molto seria e approfondita di vedere dietro alle diverse scatole cinesi
chi è l'investitore e vedere i danni che può subirne la sicurezza del paese. Presidente Cagnoli, lei ha proposto in qualche modo di impedire l'accesso alle nostre aziende, dice lo farei a mani basse, vuoi comprare un'azienda, paghi il 100% di tasse allo Stato cui la compri, oppure non si può come non si può fare da loro. Sì, io riprendo un po' quello che ha detto l'ambasciatore Terzi. Allora, i cinesi sono estremamente determinati e dirigistici e purtroppo per noi, buon per loro, sono anche molto bravi nell'identificare i target che a loro interessano. Vorrei far notare che hanno avuto una politica estremamente aggressiva e con successo in Africa, dove forse gli stati nazionali hanno meno capacità di difesa sia per la povertà sia per insomma una tradizione democratica non forte. L'Africa sub diciamo mediterranea è 100% di proprietà cinese nei fatti, nel senso che sono intervenuti con capillarità e con estrema facilità. E quando io dico mettere una tassa al 100% è una provocazione, nel senso che mi rendo conto che non sia, però la provocazione serve a dire noi dobbiamo avere un controllo accurato, competente e tempestivo di tutti i tentativi che la Cina farà e li farà di entrare in possesso di nostre aziende, nostre infrastrutture, perché penso che privilegeranno le infrastrutture, i porti, che sono dei ponti che loro vogliono creare per poter far entrare le loro merci in modo privilegiato. E sostanzialmente pretendere reciprocità, perché da liberale convinto io credo che se ci fosse reciprocità questo potrebbe anche funzionare, ma siccome non c'è reciprocità, perché è sostanzialmente proibito per un'azienda occidentale avere accesso in modo libero alle loro aziende, noi dovremmo applicare la stessa moneta e quindi credo che su questo correttamente l'America è molto avanti, nel senso che percepiscono proprio un problema grosso della Cina come interlocutore strategico mondiale contro desiderosa di avere un'egemonia. La Germania credo anch'io che abbia capito, anche se i legami economici sono talmente forti che il progressivo mio capire sarà in qualche modo contemperato dalla necessità comunque di mantenere dei livelli di export che sono vitali per l'economia tedesca. Io credo che il nostro governo oggi non abbia nemmeno lontanamente capito quello che sta succedendo e quindi rischiamo una, non dico colonizzazione, però una progressiva entrata nel nostro tessuto economico della Cina, spesso con dei corrispettivi legati anche alla crisi, che è molto pericoloso, perché la Cina non entra a condizioni, come dire, di mercato, entra per controllare e creare egemonia sul tessuto economico, come è stato dimostrato in Africa, come sta iniziando a accadere lentamente in Sud America, cioè tutti i paesi che hanno maggiore debolezza, e come credo sarà in Grecia e in Italia, che vengono percepiti, credo correttamente, dai cinesi come gli anelli deboli della comunità europea in termini finanziari. Secondo lei, Presidente, i dazi possono essere una soluzione? Ma io non credo, nel senso che i dazi sono una soluzione temporanea. Teoria economica spiega facilmente che i dazi creano solo distorsione. Io credo che più che i dazi, che vengono allegramente aggirati dai cinesi, le faccio un esempio che riguarda anche le mie attività imprenditoriali. Io lavoro non direttamente, ma fornisco molti marchi, moda lusso francese, Louis Vuitton, Dior e altri. Ecco, i cinesi cosa fanno? Non mettono dazi, ma mettono dei controlli, delle specifiche sui prodotti estremamente rigorose, antincendio, che sono molto meglio dei dazi, nel senso che riducono la capacità dei sistemi europei di esportare sui loro mercati, o quantomeno la controllano, e quindi mettere il dazio può anche funzionare nel breve, ma non è la soluzione nel medio-lungo. Noi dobbiamo essere brutali e rigorosi nel chiedere reciprocità, cioè mettono loro un controllo antincendio su un prodotto tessile europeo e lo dobbiamo mettere anche noi, uguale contrario, per fare in modo, e qui condivido l'impostazione dell'ambasciatore Terzi, da una posizione di forza, non di debolezza, se no noi continuiamo a subire, siccome loro sono... non hanno controllo democratico e liberale, quindi hanno la capacità di imporre delle regole estremamente aprioristiche e siamo sempre battuti sul terreno del dazio, nel senso che lo mettiamo e loro ci mettono il controdazio. Certo. Ed è peggio per noi, nel senso che noi siamo sostanzialmente importatori netti dalla Cina in modo abbastanza cospicuo della comunità europea. Quindi
non è un terreno facile su cui lavorare. Noi dobbiamo lavorare sulle regole ed essere consapevoli che quella in corso è di fatto una guerra commerciale e agire in modo altrettanto determinato quanto fanno loro. Quindi non credo che il dazio sia la soluzione, in alcuni casi forse sì, ma insomma agirei molto più sulle pratiche commerciali che sui dazi. Il che richiede competenza, ancora una volta, torniamo all'uno vale uno, bisogna essere molto competenti per agire sulle pratiche commerciali, perché è terreno estremamente delicato, ma se loro lo sono e non lo siamo, perderemo. Ecco, su questo se posso aggiungere una cosa, perché ha fatto riferimento del Presidente ripetuto che è di estrema importanza, vorrei dire che è veramente la regola di politica estera, ma di qualsiasi tipo di politica che riguarda altri paesi, così come anche le relazioni umane. Il punto della reciprocità. Non c'è nessun motivo per il quale noi ci azzaniamo fra paesi occidentali, fra di noi, al WTO, ed è giusto che rivendichiamo, utilizziamo anche i tribunali arbitrali e WTO quando abbiamo dei contenziosi di natura economica, e invece lasciamo passare qualsiasi cosa alla Cina, che naturalmente negli ultimi 20 anni ne ha fortemente approfittato. E non c'è reciprocità, nessuna forma di reciprocità in realtà con la Cina. E il criterio è l'unilateralismo. E questo criterio si è espanso in alcuni settori. La determinazione delle regole, per esempio la determinazione e la fissazione degli standard. Il Presidente ha citato la questione della protezione antincendi, di questi tipi di standard, ma esistono gli standard a tutto campo nel settore delle telecomunicazioni, nel settore della sanità, nel settore anche della meccanica, se vogliamo. Sono tutti standard emanati da agenzie internazionali dell'ONU o di altre forme, ma che sempre sono riconducibili all'ONU, per esempio l'ITU, l'Agenzia Internazionale delle Telecomunicazioni, l'OMS in materia di sanità, nei quali la Cina ha acquisito delle posizioni di controllo pressoché totale, perché ha messo i suoi uomini, vediamo la storia dell'OMS con un etiope che è supinamente dipendente dal governo cinese, ma nelle telecomunicazioni, dove c'è un direttore cinese, alla FAO c'è un direttore esecutivo cinese, hanno fatto una capacità di inserirsi grazie a questo ritiro americano che poi è diventato accelerato e vorrei dire brutale da parte dell'amministrazione Trump. Ecco, reinserire i nostri paesi. Noi italiani siamo multilateralisti per definizione, perché abbiamo capito da sempre che la dimensione del nostro paese richiede alleanze, sostegni, è per quello che stiamo in Europa anche, è uno dei motivi fondamentali. Il multilateralismo in queste organizzazioni internazionali che legiferano in pratica in materia di standard è estremamente importante, e il ritorno dell'America con Biden, speriamo e auspichiamo che sia veramente un ritorno a tutto campo, deve assicurare un riequilibrio contro questa dominazione cinese che si è già instaurata, ed è su questo credo che la politica italiana dovrebbe muoversi anche molto sul piano di una prospettiva multilaterale di riequilibrio e di aggregazione con i paesi che sono come noi, in cerca delle stesse cose. Presidente Cagnoli, lei parlava di essere in un contesto più liberale del loro, più innovativi come persone. Questa lei ha indicato può essere la strada maestra, fagli pagare lo scotto della soppressione della libertà con creatività e maggiore capacità di innovazione. Questa è la strada da seguire. Guarda, io non vorrei far pagare nulla a nessuno, nel senso che la mia cultura liberale l'invidia non fa parte, quindi io non ho ambizioni di essere negativo nei loro confronti, invece vorrei essere positivo nei nostri confronti. E credo, forse anche un po' romanticamente, che la soppressione della libertà individuale, che in Cina è una regola, a fronte di una struttura liberale democratica occidentale dove la libertà individuale è un valore, a mio avviso, il valore fondamentale da preservare, possa consentire in ambito economico di avere una maggiore creatività e capacità di innovazione che in ultima analisi, ripeto forse romanticamente,
possa consentire di avere dei tassi di sviluppo migliori. Io credo che se guardiamo il mondo occidentale, Silicon Valley, la California è il posto dove questa creatività, questa capacità di innovazione, il famoso discorso di Steve Jobs è emblematico ed è lì che è successa la più grande innovazione negli ultimi 20 anni. Credo che anche in Italia noi abbiamo delle capacità di innovazione, di inventiva legate proprio al nostro individualismo, all'essere persone, al non essere repressi, e nel lungo termine io penso che questo possa avere un vantaggio competitivo nei confronti di un sistema invece illiberale anche dal punto di vista economico, sotto certi aspetti, che esiste in Cina. Quindi è un po' una speranza, un auspicio, credo che questo, proprio per il nostro essere italiani, per il nostro essere innovativi, per il nostro essere capaci di essere creativi, ci possa dare nel tempo una capacità di sviluppo economico. Certo che se poi queste qualità sono inserite in un tessuto statale completamente illiberale, quello che Marco Bentivoglio ha chiamato il sussidistan, cioè un sistema economico che è basato su sussidi e non sullo sviluppo, ahimè è un po' una contraddizione, però io credo che la nostra capacità di creatività, di sviluppo, di innovazione sia la nostra salvezza, la nostra ancora a fronte di un sistema che reprimendola non può che creare alla fine un sistema di omologazione culturale e anche economica che è poco consono allo sviluppo nel XXI secolo. Grazie Presidente. Concludiamo con lei, Ambasciatore. Il Financial Times ha anticipato un documento di 11 pagine redatto dalla Commissione Europea che potrebbe essere sottoposto all'approvazione dei leader nazionali il 10 e l'11 dicembre, di un nuovo rapporto tra Europa e Stati Uniti con l'arrivo di Biden. Ce ne vuole parlare e ci vuole dare il suo parere su questo documento? Ma io sono stato piacevolmente sorpreso perché, anche se è molto logico, la tensione fra Europa e Stati Uniti è arrivata sino a un certo punto e per fortuna non è andata al di là. Certo, abbiamo rischiato pesantemente per le nostre esportazioni con questa filosofia del riequilibrio autoritario delle bilance commerciali, che era un po' proprio all'amministrazione Trump. Quindi è quello che ha innescato la grande campagna contro la Cina, ma c'era molto di più ovviamente con la Cina che con l'Europa per i motivi che abbiamo detto. Ma il discorso di una penalizzazione tariffaria delle nostre esportazioni per riportare, noi abbiamo un forte attivo, l'abbiamo sempre avuto in questi ultimi decenni, ma anche crescente, un forte attivo commerciale con gli Stati Uniti, è il nostro principale mercato extraeuropeo, e si sviluppa grazie ai partenariati, ai rapporti scientifici che abbiamo di ricerca, ma a tutto campo nel settore dei consumi. Quindi abbiamo passato dei momenti, sappiamo anche la Commissione, di notevole tensione e difficoltà. Adesso non è detto, perché c'è una componente della nuova amministrazione, ci sarà una componente protezionista e anche con delle venature anche isolazioniste per quanto riguarda la sicurezza internazionale. Ma diciamo che è sicuramente una svolta decisiva verso il multilateralismo. Vuol dire, pensiamo all'Organizzazione Mondiale del Commercio, era in via di abbandono completo da parte dell'amministrazione Trump. Non ne piaceva neanche all'amministrazione Obama e non piacerà neanche troppo l'Organizzazione Mondiale del Commercio, così com'è, non piace neanche a Biden e ai suoi consiglieri, ma si può riformare, si può cominciare a riutilizzare per gli arbitrati quando ci sono dei contenziosi significativi. Ecco, sono tutte cose che ci confortano. E la Commissione ha preso la palla al balzo di preparare questo documento, questa agenda, una nuova agenda per le relazioni Stati Uniti-Europa. Questo è mirato a creare una specie di alleanza dei volonterosi sulle questioni economiche, non soltanto fra Europa e Stati Uniti, ma in campo globale, per i motivi che ho detto. E io ho letto anch'io con grande interesse l'articolo del Presidente Cagnoni ed è effettivamente
quello che è successo in Asia con la firma di questo accordo importante fra tutti i paesi del sud-est asiatico, non solo il sud-est asiatico, cioè quelli che erano, che avrebbero dovuto entrare nel Trans-Pacific Partnership, TPP di Obama, e che Biden e che Trump ha abbandonato solo per chiudere con l'amministrazione precedente, ma il TPP, come sappiamo, non aveva dentro la Cina. Adesso la Cina si è inserita nello stesso gruppo e è diventata il paese traente. Vedremo cosa succede, perché anche lì ci sono diverse cose da capire sugli effetti geopolitici di questa aggregazione, ma non c'è dubbio che questa agenda euroatlantica che verrà discussa al prossimo Consiglio europeo mira proprio a riportare una comune volontà, strategia politica ed economica fra le due sponde dell'Atlantico e non solo. Quindi uno sviluppo molto positivo, specifica anche il campo delle tecnologie, dei settori strategici che dicevamo prima, e quindi ha una visione che a mio avviso è molto valida. Presidente Cagnoli, l'ultimissima domanda a lei per chiudere questa nostra conversazione. Questo periodo pandemico ci ha fatto capire quanto è importante la ricerca scientifica, quanto è importante l'investimento in ricerca. Più aziende nel mondo sono riuscite a fare in pochi mesi il lavoro, cioè individuare il vaccino per il virus, che generalmente viene fatto in anni. Lei è a capo di aziende che sono all'avanguardia della tecnologia, è un fiore all'occhiello per l'Italia. Secondo lei è una lezione che questa volta impareremo per sempre, quello di prestare grande attenzione alla ricerca, all'alta tecnologia? Ma me lo auguro. Io credo che la ricerca, poi per come la vivo io le mie aziende non sono sul profilo del edge tecnologico di massima innovazione. Sono aziende dell'alimentare, nel campo del tessile, moda, che fanno dell'innovazione più modesta, se vogliamo. Però io credo che il vaccino e tutto il Covid ci abbia insegnato quanto le ricerche scientifiche e quanto il metodo scientifico, diciamo, cooperiano sia fondamentale per avere dei risultati di miglioramento della nostra condizione di vita. Spero che ci abbia anche insegnato come sia fondamentale avere una classe dirigente e una capacità di guardare alle cose del mondo che stanno anche fuori dall'Italia molto migliore di quella che purtroppo negli ultimi due anni abbiamo visto. Io penso che questo, in questo momento, il deficit di qualità della classe dirigente sia il più grosso problema che l'Italia ha, e quindi non è solo un tema di ricerca scientifica o di valore della scienza, è un tema di valore della competenza. E credo che se non riusciamo a giocare questo Next Generation Fund, cioè queste quantità incredibili di risorse che l'Unione Europea ha correttamente allocato, l'occasione storica sarà assolutamente persa e non ne verrà un altro. Quindi io credo che in questo momento, al di là del valore della ricerca, dei risultati straordinari del vaccino, del valore del metodo scientifico su cui vorrei mettere l'accento più che sulla ricerca, cioè metodo scientifico vuol dire testare un'ipotesi con i fatti e non fare propaganda populista continuamente. Ecco, questo è ciò che l'Italia deve cercare di migliorare fortemente, partendo purtroppo da una base di riferimento dove siamo molto indietro per una serie di motivazioni storiche. Su questo penso che, essendo ottimisti, il Covid possa dare un impulso, perché è chiaro a tutti quanto questo metodo scientifico popperiano di validazione dell'ipotesi sulla base di dati sia fondamentale per fare delle scelte giuste. Grazie, grazie per aver partecipato a questo nostro incontro, Presidente Cagnoli, grazie ambasciatore della sua grazie presenza. Grazie a voi. Grazie, a presto, arrivederci. Alla prossima settimana, buonasera. Grazie.